Ok, salve a tutti, buonasera e benvenuti al 72esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 13 ottobre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento italiano del Movimento, conduttore di questo podcast e anche coordinatore del gruppo Napoli. E quest'oggi vi mostrerò alcune novità delle precedenti 2 settimane e degli aggiornamenti in generale. Quindi passiamo alle notizie italiane e vi mostro un attimo il nuovo Zeitspot numero 19, che tratta di economia competitiva, in particolare dei suoi pro e contro. Questo è semplicemente un piccolo ritaglio dell'intervento di Daniele Mancinelli al Simposio Società Sostenibili di Verona che organizzammo. È una bellissima introspezione sul nostro tipo di economia, comunque mettendo sotto il riflettore i lati positivi e i lati negativi, soprattutto riguardante il fatto che oggi i lati negativi, come già stiamo avvertendo tutti quanti, si stanno accentuando perché le condizioni di base su cui sono nati, cioè abbondanza di risorse, tecnologia scarsa e bisogno comunque di una crescita per un progresso, tra virgolette, ormai hanno fatto sì che questa tendenza stia decrescendo perché è lo stesso capitalismo, come ormai affermiamo da diversi anni, che con le manovre riguardanti l'automazione, eccetera, si sta autodistruggendo, sta quindi implodendo su se stesso. Quindi vi consiglio di guardare questo bellissimo intervento di Daniele e di salvarlo e di condividerlo, soprattutto perché è molto bello e molto semplice anche da capire anche da chi comunque è poco esperto di economia e ne è un neofita di queste tematiche. Insomma, passiamo alla seconda tematica, cioè del gruppo di lavoro di Milano. Davide Gaulli ha partecipato al progetto coordinato soprattutto dal Politecnico di Milano che si chiama Coltivando e che praticamente ieri ha compiuto un anno. Hanno festeggiato con una serie di, con una serie di eventi e soprattutto hanno presentato tutti i risultati. Comunque vi menziono solo alcuni dati, cioè in 5 settimane in cui è stato costituito, hanno comunque lavorato circa 3.000 ore di lavoro, costruito 97 box per la coltivazione di frutta e verdura, ovviamente tutto in maniera biologica e sinergica. E hanno vinto 2 premi per la divulgazione e per la qualità dei loro progetti. Hanno ospitato circa 10 delegazioni di scuole internazionali e comunque stanno andando molto molto bene. Insomma, ovviamente questo loro progetto è stato comunque affiancato anche dal lavoro dei nostri volontari, soprattutto dal chapter coordinato da Davide. Il post che comunque guarderete in descrizione vi descriverà, cioè vi illustrerà appunto tutti gli aggiornamenti e quindi tutti i bellissimi successi che hanno ottenuto da un anno a questa parte. Passiamo alla prossima notizia, cioè che il movimento Zeitgeist, il chapter del bolognese del movimento Zeitgeist ha partecipato al TED per Bologna di ieri, che si è concluso ieri se non sbaglio, e un gruppo di attivisti del movimento, tra cui c'è anche il nostro vecchio amico Fausto, ha partecipato, insomma, e vi dico che il fondatore del movimento Zeitgeist italiano, Federico Pistone, insieme all'amico Eric Ezechieli del Singularity University, hanno provveduto ad organizzare e sono stati comunque membri della giuria del comitato scientifico, che ha proposto in questo TED una bellissima argomentazione, cioè chi sta spingendo il futuro in maniera innovativa e propositiva, quindi hanno raccolto tutte quelle che secondo loro sono le iniziative italiane migliori per spingere un cambiamento tangibile e propositivo, un po' come diffondiamo sempre noi con i nostri documenti, i nostri articoli, eccetera, eccetera. Quindi sarà stato sicuramente un ottimo TED e comunque aspettiamo una reportistica dei nostri attivisti, insomma. C'è anche un'altra novità che stiamo elaborando. Grazie ad Antonio Gison, un volontario del gruppo di Napoli, che è stato ospitato, come ha detto stampa, al Maker Faire di Roma. Il Maker Faire è semplicemente una delle più grandi manifestazioni e organizzazioni di eventi riguardanti l'open source hardware soprattutto, quindi ci sono stati
molti progetti italiani che hanno costruito, molte aziende anche italiane che hanno costruito stampati 3D. C'era addirittura un ragazzo che ha stampato un braccio bionico dal prezzo di 1.000 euro in circa, ovviamente tutte parti stampate con una 3D printer, e soprattutto la protagonista di questa fiera è stata la board Arduino, che è una scheda open source hardware che è programmabile, quindi possiamo praticamente fargli fare quasi tutto ciò che vogliamo, insomma, può servire in diversi casi, insomma. E noi abbiamo avuto il privilegio di essere ospitati come addetti stampa per il movimento Zeitgeist, addirittura ci hanno anche regalato un Arduino Intel. Quindi il successo dell'open source hardware sta incominciando ad attirare anche le aziende, i big dell'informatica mondiale, quindi anche Intel. E quindi, grazie a questo regalo, noi avremo l'opportunità di studiare su una scheda molto più aggiornata e comunque molto più performante rispetto alle versioni precedenti. E quindi adesso Antonio e il nostro staff del GDL doppiaggio e grafiche video faranno una reportistica video dettagliata e accurata, appunto per informare le persone che ci muoviamo su diversi fronti, insomma. Passo all'ultima notizia italiana, poi passerei anche poi successivamente a quelle locali, cioè che abbiamo un grande successo sulle nostre piattaforme social, soprattutto su Facebook. E vi dico semplicemente un piccolo dato: abbiamo avuto solo questa settimana 34.000 visualizzazioni di portata media, quindi sempre più persone si stanno appassionando. E vi dico che un solo nostro post ha generato 11.000 visualizzazioni e svariate centinaia di interazioni, quindi condivisioni e commenti. Quindi il fermento sta aumentando da parte delle persone rispetto alle nostre tematiche, e questo ovviamente non può che farci piacere, insomma. E quindi anche grazie a uno studio dettagliato che ho provveduto a fare sulle insight di Facebook, ho migliorato anche la comunicazione in generale, sia sul sito sia sui nostri canali social. Inoltre, anche grazie all'aiuto di Nino Aloi, il coordinatore del GDL Traduzioni, gruppo di lavori traduzioni, insomma, stiamo incominciando a lavorare di nuovo sulle traduzioni di articoli che secondo noi sono più rilevanti, dall'inglese all'italiano. Grazie sempre agli attivisti che è riuscito a coadiuvare, insomma, sta incominciando a tradurre anche gli articoli dall'italiano all'inglese, che stiamo puntualmente diffondendo sul sito internazionale, sul blog internazionale, raccogliendo sempre più visualizzazioni, quindi facendo vedere che il chapter italiano comunque sta lavorando bene, e quindi ci stiamo muovendo in maniera veramente eccellente. Quindi è molto importante questo a livello comunicativo. Quindi io adesso, dalle novità internazionali, passerei direttamente al GDL Grafica e Video, e vedo che ci sono Giovanna e Massimiliano. Quindi a turno decidete un po' chi di voi vuole cominciare per primo per fare le vostre reportistiche. Grazie. Dunque, per quanto riguarda il GDL Grafica, il movimento Zeitgeist di Napoli, anche tramite grazie ad Antonio, ha partecipato all'evento Make a Flare Festival di Roma, appunto, che è un evento, come abbiamo già parlato, open hardware, meccatronica, eccetera, dal quale abbiamo portato a casa diverso materiale audiovisivo che vorremmo montare in un video report appunto per tutta la comunità. Quindi niente, i lavori adesso sono aperti anche diciamo, alla progettazione di questo video. Stiamo già lavorando ad un testo per la voce fuori campo e abbiamo bisogno di editor video, di volontari che ci aiutino con l'editing video per fare questo lavoro. Allora, per quanto riguarda il GDL programmazione, abbiamo avuto un incontro, io, Giovanna e Nino, aspetta, quando era? Giovedì scorso,
A differenza dell'altro incontro, che è stato molto più operativo, quello della settimana scorsa, quello di questa settimana, abbiamo fatto molto training tra di noi per imparare ad usare gli strumenti e per impratichirsi su come utilizzare tutti appunto gli strumenti che mette a disposizione il CMS Drupal e la sua versione. La sua versione per i gruppi che è OpenAtrium, appunto per poi poter agire al meglio in futuro. E quindi abbiamo esplorato abbastanza il software e le tecniche per agire e insomma ci siamo dati una bella infarinatura di nozioni riguardo appunto all'attività su questo tipo di piattaforma e comunque ecco in generale anche con questo i lavori per il nuovo sito stanno andando avanti. Perfetto. Intanto Giovanna ci aveva scritto che purtroppo non ha novità per quanto riguarda il GDL consumo cosciente, quindi passerei a questo punto alla divulgazione sulle novità per quanto riguarda i chapter locali, cominciare appunto con il mio, cioè quello di Napoli, che coordino. E ho fatto una piccola lista di obiettivi che abbiamo realizzato che sono ancora in corso per adesso. Comincerei col dirvi che abbiamo partecipato all'inaugurazione di un terreno su cui volevano appunto farci costruire un impianto idroponico acquaponico. Abbiamo stabilito anche i fondi relativi per realizzarlo e quindi con la consulenza di un nuovo volontario che è rientrato a far parte del nostro gruppo che è laureato in chimiche agrarie ed è un perito chimico, quindi è perfetto per questo lavoro in particolare, studieremo una soluzione valida e quindi open source ovviamente e diffonderemo tutto sui nostri siti, insomma. E vi dico che siamo rimasti molto contenti perché da quando praticamente eravamo solo in due e con un singolo progetto abbiamo aumentato sia la qualità che la quantità delle persone, quindi anche i nostri progetti, che adesso provvederò anche a spiegarvi. Antonio, che è il nostro fotografo e anche programmatore Arduino e Android, ha stilato un nuovo progetto per un book scanner in open source, DIY, insomma. Il book scanner è praticamente un aggeggio, un dispositivo che scannerizza, fotografa o in generale legge le pagine di libri cartacei e li digitalizza, quindi rendendoli disponibili su PC, tablet, ebook reader, eccetera, eccetera, in una varietà di formati, PDF, TXT, MOBI, eccetera, eccetera, e quindi può essere letto su qualsiasi piattaforma, su qualsiasi dispositivo che ha un output video, un monitor o qualunque altra cosa. Questo dispositivo ovviamente sarà realizzato in open source con Arduino, eccetera, eccetera, ovviamente sarà economico e riprenderemo vari design di determinate persone che li hanno realizzati. E appunto lo costruiremo e lo metteremo a disposizione di chiunque voglia scannerizzarsi un proprio libro e quindi tenerselo sul proprio PC, tablet o ebook reader, insomma. Ovviamente vi faremo sapere tutto. Vi ho già spiegato la questione del Maker Faire e quindi diciamo è in realizzazione il video report, insomma, quindi tra poco riceverete tutte le novità sui nostri canali, sul nostro sito, i canali social media, YouTube, eccetera, eccetera. Inoltre Fabio, il coordinatore del nostro gruppo interno riguardante la stampante 3D, ha aggiustato la nostra 3D printer, dovrebbe essere arrivato ormai là il termistore che causava un difetto di temperatura, quindi siamo praticamente pronti a divulgarla anche in scuole, eccetera, eccetera.
Rilacciandomi appunto a questa tematica, siamo stati contattati da una giornalista che scrive sul giornale Roma e che è giornalista anche della televisione locale Road TV, che si chiama Sabrina Caramello, e praticamente vuole fare un'intervista, un servizio in esclusiva sulla nostra stampante 3D, insomma. Quindi non appena avremo la conferma che al 100% è completamente operativa, faranno un video, quindi lo diffonderanno in televisione. Ovviamente sarà anche ripreso dai nostri canali su internet. E da lì appunto nascerà una serie di eventi calendarizzati che il nostro volontario Maximiliano provvederà a stilare, insomma. Quindi non solo in televisione, non solo nelle scuole, ma anche nelle università organizzeremo delle conferenze espositive, anche grazie al nostro strumento, il quale è l'Associazione Società Sostenibile, per ottenere degli sgravi fiscali e sconti da parte delle istituzioni per questo genere di eventi. Inoltre Maximiliano ha anche lanciato un progetto per riprendere la questione dei gruppi di acquisto solidale, e andrà a parlare da domani in poi con i coordinatori di GAS locali, quindi per avere delle linee guida ben chiare e precise. Quindi stileremo anche una guida step by step, laddove le persone vogliono comunque attivarsi per costituire dei gruppi di acquisto solidale. E ovviamente questo progetto sarà patrocinato dal nostro movimento e dalle istituzioni locali, quindi vi faremo comunque sapere come al solito. E vi dico l'ultima alle ultime due novità, scusatemi per essermi dilungato così tanto, ma comunque sono tantissimi i nostri progetti. E al di là di tutto, da domani lanceremo la nostra campagna di crowdfunding per racimolare i soldi e i fondi appunto sufficienti a recuperare le spese delle nostre stampanti 3D. E ovviamente, se superassimo il budget, ovviamente aggiorneremo le nostre stampanti 3D a versioni successive più performanti, insomma. Quindi tra poco noterete tutto sulle nostre piattaforme. E in quanto sono riuscito anche a sbloccare il mio account PayPal, che è collegato appunto all'account del movimento italiano. E l'ultima, vabbè, Daniele Podiche mi ha aggiornato sulla questione del drone open source, quindi partiremo anche col crowdfunding per la costruzione del suo drone, insomma. Quindi da parte mia sono finite le novità, spero di averne tante altre da divulgare a voi, quindi ho terminato, insomma. Quindi se qualcuno tra voi avesse delle novità locali, per favore fatele ascoltare a chi ci ascolta in questo momento su YouTube. C'è Roberto da Bologna, che sicuramente credo che abbia partecipato al TEDx Bologna, e spero che tu abbia partecipato. In caso affermativo, facci un piccolo report, insomma. Ciao Roberto. Non hai partecipato, benissimo. Non hai partecipato, benissimo. No, perché ho avuto degli impegni, però ci sono stati sia Stefano che Andrea e sono rimasti entusiasti. Io purtroppo avevo degli impegni familiari, ma non sono riuscito ad esserci. Però insomma ci stiamo affiatando sempre di più e sono dei bravissimi ragazzi e ci stiamo organizzando per creare qualcosa di nuovo, per insomma fare un'azione. Però oggi io proprio non riuscivo ad essere, ieri non riuscivo ad esserci purtroppo, mi è dispiaciuto. Non ti preoccupare, vabbè. Credo che comunque Stefano, so che anche ha partecipato Fausto, però abbiano registrato oppure stilato un piccolo report che divulgheremo. Hai novità su questo? No, perché ti dico, l'ho sentiti tramite messaggi, però ancora ci dobbiamo vedere, ci stiamo organizzando per la prossima settimana per trovarci e fissare anche un appuntamento proprio su Bologna, di incontrarci almeno una volta ogni 2 settimane per organizzarci, perché comunque siamo abbastanza distanti, perché noi, il mio piccolo gruppo è a Monterenzio, loro sono a Bologna e quindi insomma è difficile, insomma siamo un po' distanti, quindi delle due cerchiamo di fissare un giorno, un paio di volte a settimana per incontrarci e organizzare, però insomma stiamo crescendo come gruppo. Ah, mi fa molto piacere. Io credo che il prossimo weekend sarò a Bologna, quindi sarebbe anche un piacere incontrarvi direttamente tutti insieme. Quindi, se
Sto solo avvisando, insomma, spero che abbiate la possibilità di incontrarmi. Questo è ovvio, sicuramente, assolutamente, faremo in modo di incontrarci e non vedo l'ora. Ti ringrazio. Non vedo altri volontari né coordinatori, quindi penso che non ci siano altre novità inerenti ai gruppi cittadini locali, e quindi penso che possiamo eventualmente anche chiudere qui il podcast e ovviamente riceverete chi ci ascolta ovviamente tutte le novità sui nostri documenti Google che pubblichiamo ogni mese e aggiornati su tutti i nostri progetti. Quindi vi saluto a tutti e vi ricordo che ogni 2 domeniche alle 21:30 ci sarà un incontro via TeamSpeak per tutti i volontari del movimento Zeitgeist e anche per i simpatizzanti in generale che vogliono ascoltare e per i volontari darsi da fare e sugli aggiornamenti e sugli sviluppi nazionali e internazionali. Vi ringrazio, io sono Vincenzo Barbato, coordinatore, membro del coordinamento del movimento Zeitgeist. È stato ovviamente un piacere come sempre. Ciao a tutti ragazzi!